Ciao a tutti amici, sul mio canale mancava la ricetta delle fette biscottate, quindi adesso vado a compensare questa lacuna. Tra l'altro a mio marito piacciono molto, invece di comprarle, magari se mi riescono bene, gli farò mangiare le mie, almeno sono con lievito madre, no? E molto più salutari. Bene, andiamo a vedere come fare queste fette biscottate insieme. Bene, ho preparato le farine, le ho miscelate e tutti gli ingredienti, eccoli qua, trovate le dosi scritte all'inizio in descrizione. E ora prendo la ciotola della planetaria, ci verso la dose, tutta la dose di acqua e vado a spezzettare la mia pasta madre che avevo rinfrescato 4-5 ore fa. E quindi ora è raddoppiata ed è pronta per usarla. Sono 130 grammi. Ci metto anche il latte che ho appena appena stiepidito e sciolgo un pochino, ma potete farlo direttamente in planetaria col magari con la frusta. Metto anche lo zucchero. Ci metto un bel cucchiaino bello colmo di miele. Se volete potete usare il malto d'orzo. In questo caso io ho preferito mettere il miele. Sciolgo un pochino e poi ci butto tutta la farina, le due farine miscelate. A questo punto giro un pochino e vado però a far girare, ad accendere la planetaria. Faccio girare un pochino, faccio amalgamare un po' l'impasto e poi aggiungo il resto degli ingredienti, il sale, un pizzico di sale e l'olio che verserò in 2-3 volte. Faccio girare ancora e poi finisco di mettere l'olio. Non faccio incordare subito perché poi dovrò dividere l'impasto. Ok. Giriamo ancora, io qui ho tagliato naturalmente, però diciamo che la fermo prima che incordi del tutto. Ok. Quindi senza incordare del tutto, ora tolgo un attimo l'impasto e lo divido. Lo divido perché devo togliere meno della metà, io non mi metto a pesare proprio con precisione, però meno della metà toglierò il pezzo dove poi andrò a mettere l'orzo, quindi vedete faccio ad occhio, però diciamo un terzo nell'impasto. L'altra parte bianca la faccio ancora incordare un pochino, la rimetto in planetaria e dopo che l'ho fatta girare un altro pochino faccio un giro, una pirlatura, così in questo modo. E metto l'impasto dentro una ciotola, lo lasciamo da parte. Quindi ora il pezzo piccolino, vedete, questo è l'orzo. Ci metto un goccino d'acqua, ma proprio un goccino giusto per farlo sciogliere, così diventa come una cremina, oppure il latte se volete, ma appena appena. E poi vado in planetaria. E faccio girare, faccio amalgamare bene fino a che non prende il suo coloretto scuro. Ecco,
Come vedete, l'impasto, questo impasto resterà un pochino più morbido rispetto all'altro, eh? Quindi una birlatina così con il tarocco e metto anche questo a lievitare. Io l'ho lasciato tutti e due gli impasti 4-5 ore coperti da pellicola, a lievitare. Ecco qua, li copro e ci vediamo dopo. Ecco qua gli impasti, come vedete, sono anche raddoppiati. Ora qui farò delle pieghe. Adesso l'impasto bianco l'ho già fatto, vedete, ho fatto le classiche pieghe a tre, scusatemi, mi è scappata la sequenza, e lo lascio coperto sotto la ciotola. Quest'altro scuro è un pochino più difficoltoso perché è più morbido per via dell'orzo, però cerco di fare lo stesso delle pieghe, lo pirlo, copro anche questo con la ciotola e lascio lievitare, coperto con la ciotola, lo lascio rilassare un'oretta, basta un'oretta. Dopodiché vado a riprendere gli impasti, eccoli qua, e li allargo, allargo prima quello chiaro e poi l'altro scuro. Io avevo già provato a fare queste fette biscottate con una ricetta che ho preso su internet. Come avete visto, ho misurato un pochino perché la lunghezza deve essere in base al contenitore che mettete, pressappoco, eh. E quindi dicevo, avevo già fatto queste fette biscottate con una ricetta che adesso non dico di chi è, però mi erano venute, sì, erano belle, però erano un pochino durette, erano poco friabili. Scusate la voce, quindi ho riprovato, adesso ho cambiato, ho fatto un po' a modo mio e riprovo a farle, vediamo se questa volta vengono meglio. Allora, quindi ho allargato con il mattarello, però non l'ho fatto sottilissimo proprio per evitare di spingere tanto perché ho visto ci sono anche delle bollicine. Poi metto la parte scura sopra, anche qui. Spingo un pochino, ma non troppo, cioè anche se non mi verrà poi quel disegno spirale che dovrebbe venire, non mi importa, l'importante è che viene bene la pasta, la fetta biscottata, che rimanga morbida. Ok, quindi spingo, ma un pochino, non più di tanto. E poi arrotolo. Calcolate che sta facendo molto caldo, quindi vedete l'impasto è molto morbido, ma spero che sia morbido perché è ben lievitato. Ok, una volta arrotolato divido l'impasto in due perché poi ho deciso di mettere in due contenitori usa e getta, quelli in cartone, questi qua, e poi ho messo a lievitare, eccoli qua, li ho lasciati lievitare dalla sera tardi tutta la notte, eccolo qua, vedete, è ben lievitato, la mattina presto naturalmente ho infornato, ho spennellato prima con un po' di latte, il forno non l'ho messo alto, l'ho messo 150, 100, massimo 160. E dopo una mezz'oretta li ho tirati fuori, vedete come è morbido, così deve essere per far venire la fetta una volta che la andiamo a tostare, non durissima. Io avevo già fatto questa ricetta, ma avevo preso una ricetta su internet e non mi era piaciuta. Ora ho cambiato un po' le dosi, come vedete le fette sono molto belle e morbide. Quindi non facciamo cuocere tanto, tanto poi bisogna tostarle. Ecco qua. Ho fatto raffreddare un pochino, anche se sto tagliando che è ancora un po' tiepido, però tagliate a freddo, preparate le fette per la tostatura. Come vedete è venuta una sorta di punto interrogativo invece di una spirale, però va bene così, va benissimo. Anzi è meglio che si vede più l'orzo dentro. Bene, sistemo le fette, nel frattempo il forno si sta scaldando.
Per la tostatura invece lo metto a 100, 140, ma anche di meno. Guardate, regolatevi con il vostro forno per una ventina di minuti. Dovete girarle sotto sopra, dopo 10 minuti le girate, le controllate ed eccole qua, le mie fette biscottate. Io direi che sono molto carine, che ne dite? Sentiamo adesso con una mano se riesco. Sì, sono molto friabili, vedete? Eccole, croccantine ma friabili. Invece le altre che avevo fatto mi sono rimaste un po' durette. Queste direi che sono perfette. Vediamo poi nel tempo come si mantengono. Vi farò sapere. Bene, amici. Sono contenta che questa ricetta sia riuscita bene, grazie della visione, condividete il mio video, e spolliciate. Ciao, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.